canta, si gioca, si impara l'alfabeto e si cominciano a scrivere le prime parole. Ma soprattutto si impara a stare insieme. È il percorso di tutti i bambini, la prima esperienza di socializzazione e di apprendimento tra le pareti della scuola materna. Succede lo stesso anche qui a Gerusalemme Est, nella zona araba della Città Santa, dove le suore di carità dell'Immacolata Concezione di Ivrea gestiscono un asilo che ormai raccoglie gran parte dei bambini delle famiglie di quest'area e non solo. Le suore di Ivrea sono in Terra Santa ormai da un secolo. Arrivate la prima volta nel 1912 per portare servizio in un ospedale italiano, sono a Gerusalemme Est dal 1954. Siamo andati a trovarle in un momento di gioia particolare, a pochi giorni dalla beatificazione della fondatrice dell'ordine, Madre Antonia Verna. Vissuta tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, concentrò da subito la sua attenzione verso il bisogno di istruzione e il soccorso alla povertà, un'ansia di carità che ancora oggi vive attraverso l'opera delle sue suore. Viviamo la sua gratuità e la sua carità, perché la nostra fondatrice è stata educatrice, è stata una sorella di carità, è andata incontro a tutti i bisogni con grande gratuità a tutti quanti. Sono quattro oggi le suore che si occupano dell'asilo, con l'aiuto di alcune laiche, cristiane e musulmane. Cristiani e musulmani sono anche i bambini, con una netta maggioranza di questi ultimi, più dell'80% sul totale degli iscritti. La nostra evangelizzazione è quella di formare l'uomo al domani, al rispetto, all'educazione, alla convivenza, che questa è una cosa molto difficile, in modo particolare in questo ambiente medio orientale. E quindi noi cerchiamo sin dalla prima infanzia a dare queste basi di moralità al bambino, che sono, penso, le più necessarie e le più belle. Accettiamo tutti i bambini, poveri, ricchi, quelli che bussano alla nostra porta sono sempre con noi. La madre superiora, suora Elvira Dalben, ci mostra le foto che documentano i passi della crescita di questo luogo di incontro, educazione e convivenza, dai primi quattro bambini accolti agli attuali 200. Non senza momenti di difficoltà. Le suore ricordano i primi tempi dalla costruzione del muro, quando gli autisti dei mezzi in arrivo dai territori palestinesi passavano uno a uno i bambini nelle braccia degli autisti israeliani perché potessero raggiungere l'asilo. La storia di questa terra si è intrecciata per anni con i primi passi della vita di questi bambini. L'asilo di Gerusalemme Est si impone come una realtà che ha messo radici forti e che accompagna le generazioni. Ho scelto questa scuola perché io ci sono andata quando ero piccola e ora sono una donna realizzata, ho avuto successo. Loro mi hanno dato le basi, così ho voluto che anche i miei bambini venissero in questa scuola, perché non solo sono eccellenti dal punto di vista professionale ed educativo, ma insegnano come comportarsi, come stare con gli altri bambini e come essere indipendenti. Siamo di questa zona e conosciamo le suore e sappiamo come insegnano ai bambini e come si comportano con tutte le persone di qui. Io qui mi sento a casa, sento che i miei figli sono a casa, che sono al sicuro, e questa è la cosa più importante, perché ciò che tu vuoi è che i tuoi figli siano al sicuro. Qui si comportano con i miei bambini nello stesso modo in cui mi comporterei io, con tutte le insegnanti e con le suore, siamo una grande famiglia.